Oltre la metà degli italiani andrà in vacanza nei prossimi mesi, ma il Covid-19 condizionerà le scelte di un italiano su quattro e anche le difficoltà economiche faranno la loro parte. C'è poi un altro aspetto che quest'estate bisognerà tenere in considerazione, ovvero quello della programmazione dei vaccini, e a tal proposito il generale Figliuolo avverte: le vacanze andranno programmate in base all'appuntamento vaccinale. Come programmare le proprie vacanze allora e come si stanno organizzando le località turistiche? Sentiamo. Ci volevamo pensare, però ancora non abbiamo prenotato niente, perché non so se sono soldi buttati, non si sa niente. Sì, sì, io ci vado come ci sono sempre stato, diciamo che sono un po' così, un po' eccessivamente superficiale in questo. Dai. Vabbè, però se si va in vacanza non si è mica superficiali, lei andrà fuori. Io ho fatto il vaccino, sì, quindi a livello psicologico mi ha dato molto in termini di sicurezza. Io sinceramente quest'anno di vacanze ben poche, visto che attualmente sono disoccupata. Se riuscirò andrò nel mio luogo d'origine, quindi la Puglia, nel Gargano. Andrò fuori, sì, ma in Italia però. In Italia? Mi piace andare in Italia in vacanza. Fa che tante vacanze all'estero, quindi adesso in Italia. Ci vorremmo andare in vacanza. E il problema è che poi non sappiamo poi come si evolve pure la situazione. Io ho pensato alle vacanze estive, ma semplicemente pensato perché non so quello che si potrà fare per via dei vaccini e di tutto il resto. Magari andare anche all'estero, a Berlino vorrei andare. Non so se ci faranno andare con questo fatto dei vaccini. In ogni caso in vacanza andremo sicuramente. E guardi, noi stiamo cercando di capire che cosa fare, perché in realtà non è ancora ben chiaro niente, quindi cercheremo di capire cosa possiamo fare, ma non penso di spostarmi dall'Italia. Sì, buongiorno, sto semplicemente cercando delle informazioni, vorrei iniziare a pensare alle vacanze, vorrei iniziare a prenotare. Non so come funzionerà precisamente quest'estate, ad esempio in Puglia, a Gallipoli, come funziona? Guardi, ancora non sono arrivate, diciamo, quelle definitive regionali. Se mi lascia la mail, fra qualche giorno le posso essere più precisa. Uno mi dice una cosa, uno me ne dice un'altra, uno ne dice un'altra, vorrei essere più tranquilla nel dare la risposta. Uno mi dice non c'è bisogno da zona bianca, da regione bianca non c'è bisogno di nulla. Altri mi dicono no, c'è bisogno comunque che abbiano fatto la vaccinazione, oppure fare un tampone rapido di 48 ore prima. Vabbè, ho capito, c'è un po' di confusione ancora in merito, sì. Via. Grazie signora, buon lavoro. Ecco, quella che avete sentito era l'IAT, ovvero l'informazione e accoglienza turistica, nonché proloco di Gallipoli. E ovviamente ad oggi le disposizioni su come raggiungere la Puglia sono un po' frammentarie, un po' sommarie. Proviamo ora a fare un salto in Sicilia, che così come la Puglia sembra essere una delle mete più gettonate per questa estate. Le dico che entro il 15 di giugno, dalla previsione che faccio io, nel mio albergo luglio agosto non ci sarà più posto. Perché dal 2 al 12 agosto c'è tutto prenotato. Allora, ad oggi è necessario fare il tampone nelle 48 ore alla partenza oppure farlo all'arrivo qui sia in aeroporto che al porto, anche per chi ha la prima dose di vaccino. Successivamente, da quello che ci hanno detto Federalberghi e Commercio, basterebbe appunto aver fatto il vaccino completo oppure sempre il medesimo tampone, però stanno cercando di lo fare alla partenza piuttosto che all'arrivo. Qui abbiamo prenotazioni sia di clienti che abbiamo da tanti anni, sia di nuovi clienti. No, in realtà invece vediamo molta più positività e fiducia, devo dire, perché a quest'ora l'anno scorso noi avevamo solo cancellazioni. Certo. Ma a parte le mete turistiche più gettonate, c'è poi un altro aspetto, quello del turismo di prossimità, che ha visto protagonista il nostro territorio in maniera importante nell'ultimo anno. E allora, in vista dell'estate, quali le previsioni in merito? Dopo una buona estate e un buon inverno, rilanciamo. Speriamo che quest'estate sia addirittura meglio dell'estate precedente. Gli ingredienti ci sono tutti, come vedete siamo immersi in uno scenario stupendo, in un contesto invidiabile. Adesso questi panorami, questi scenari, questa preziosità del territorio è finalmente sotto un po' gli occhi di tutti, no? La rivalutazione è ora di sfruttarla. È ora di sfruttarla, assolutamente sì. Ma che cosa ci ha dato, che cosa ci ha insegnato questa pandemia, che cosa ci ha dato di positivo? Ci ha dato tanto di negativo, però di positivo ci ha dato questo: la riscoperta dei territori, la riscoperta del turismo di prossimità, la riscoperta di queste bellezze nella prospicienza di grandissimi cluster turistici come quello di Roma.
Quindi i flussi ci saranno quest'estate, starà a noi essere bravi, essere accorti, essere intelligenti e scaltri ed intercettarli nel migliore dei modi. Ovviamente collateralmente alle direttive e all'evoluzione della situazione pandemica, che sta andando comunque bene, non abbiamo più la drammaticità della scorsa estate, ci sarà il tema degli eventi, tema importante per il nostro territorio. Ne abbiamo persi alcuni, ma ringraziando Dio siamo riusciti con le unghie e con i denti a mantenere uno degli eventi faro della nostra estate, che è quella della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, che quest'anno rilancia, quest'anno ritorna in maniera importante. E ti vede particolarmente coinvolto, essendo diventato vicepresidente? Sono diventato vicepresidente, mi hanno fregiato di questo onore ed è a 30 anni comunque un grandissimo onore, oltre che un grandissimo onere, perché è una manifestazione davvero di livello e dà quel tocco di internazionalità che a Rieti comunque non manca, ma cerchiamo. Bene amici, sarà a quanto pare un'estate movimentata in città, ma non solo. Noi, come vedete, ci siamo spogliati, è arrivato il caldo, per l'occasione abbiamo tolto la giacca, è ora di andare in vacanza, ma non prima dell'ultima puntata di Tu che ne pensi, che arriverà la prossima settimana. Quindi per il momento da Nicola Lucantoni è tutto e come sempre ci becchiamo in giro.